da fuori è apparso decisamente netto. È vero che nel terzo set eravate anche avanti, ma di fatto Milano ha praticamente condotto dall'inizio alla fine. Sì, sono stati bravi. Devo dire che secondo me abbiamo beccato oggi la giornata di grazia di Milano, perché penso che sia è stata la partita più bella che loro abbiano giocato quest'anno. E casualmente contro di noi, sempre così. No, dai, dobbiamo dirgli bravi, perché sono stati bravi a metterci in difficoltà. E noi nel canto nostro dobbiamo migliorare, perché dobbiamo ambire a giocarci il posto con le prime della classe, che ormai adesso sono là davanti. Noi dobbiamo raggiungerle e dobbiamo cercare di andare il più in alto possibile in classifica. Non sarà facile adesso, però ci dobbiamo provare. Non dobbiamo fare disfattismi, secondo me. Non dobbiamo pensare che siamo una brutta squadra, perché non è vero. Siamo una squadra che, secondo me, se riusciamo a esprimere soprattutto quello che abbiamo dentro, perché secondo me abbiamo qualcosa dentro che non riusciamo ancora a tirare fuori. E questo dobbiamo farlo. E dopo penso che potremo combattere con tutto. Ecco, Giulio Velasco ha insistito molto: questa squadra deve giocare molto più con i primi tempi, deve giocare molto più al centro. Insomma, un invito credo a tutti, non soltanto al palleggiatore, anche proprio a voi centrali, a dare continuità con i vostri attacchi. Insomma, da questo punto di vista, cosa ti senti di dire? Ma io non è mia competenza parlare di queste cose, perché io devo pensare a giocare, devo pensare ad attaccare i palloni che il mio palleggiatore mi dà, e quindi se il nostro allenatore ha questa esigenza, lavoreremo perché questo si verifichi nelle prossime partite. Però sinceramente non posso esprimere per me, perché non mi compete. Questa sconfitta cosa pregiudica in termini della classifica o forse del morale? Tu hai detto non è il momento di fare drammi, ovviamente questo. No, siamo a due punti dalla Lube. Siamo a 4 punti da Perugia, siamo a 5 da Trento, non so cosa ha fatto stasera. Abbiamo tutti gli scontri diretti ancora in casa nostra, forse no, solo quello con la Lube non ce l'abbiamo in casa nostra, ma Trento e Perugia devono venire da noi e dobbiamo giocare, ragazzi, non posso dire niente. Dobbiamo andare in palestra con la convinzione che possiamo battere tutti e possiamo, come si è dimostrato stasera, perdere se non giochiamo all'altezza, al nostro livello. Secondo me dobbiamo mantenere il livello dell'asticella sempre con uno standard. Sotto quello standard non ci possiamo andare, e come stasera è successo. E lavoreremo, adesso stasera sbolliremo un po' nel ritorno a Modena e dopo analizzeremo nei prossimi giorni quello che non è andato, perché mercoledì giochiamo un'altra partita che è fondamentale per il passaggio del turno in Champions e non abbiamo tempo per rilassarci e per non pensare alla pallavolo giocata che è subito dietro l'angolo. Grazie.